Allora, l'ordine del giorno parte da una realtà, ovvero quello che venendo da quel territorio hanno vissuto i miei familiari. Io sono originario di Guiglia, ma abito a Modena e in una frazione piccola. Per un certo scherzo del destino, io, non io, ma i miei vicini di casa, i miei genitori, hanno avuto lo stesso medesimo disagio per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica. La differenza è che io abito in un paesino che è Paganine, che però fa parte del comune di Modena, il paesino ha 220 abitanti, Rocca Malatina ha 900 abitanti. Ebbene, i miei vicini di casa per un distacco di 8 ore hanno ottenuto l'indennizzo automatico in bolletta, i miei genitori non hanno visto il becco di un quattrino. Ecco, parte da questa la mia considerazione, cioè sul nostro territorio, com'è conformato il territorio. E appena ho visto questo e l'ho voluta presentare in Unione, la prima cosa che ho guardato è stato: ma nel regolamento dell'authority non è che sarà prevista anche la parola oltre comune anche unioni di comuni? Perché nel caso in cui fosse stata prevista la parola unione di comuni, l'Unione Terre di Castelli fa quasi 90.000 abitanti e tutti gli abitanti della nostra zona che avessero avuto problematiche relative al distacco a causa della neve e della corrente elettrica sarebbero stati indennizzati alla pari degli utenti di Modena. Come sappiamo, invece, nel regolamento è prevista solo la voce comune e tutti i comuni dell'Unione Terre di Castelli sono sotto la soglia dei 50.000 abitanti. Quindi, chi più o chi meno, soprattutto le zone montane che hanno avuto un distacco molto rilevante, sono state trattate in maniera differente rispetto alle zone di pianura. Sono partito da questo e poi la prima cosa che ho fatto è, come diceva Gianaroli, ho consultato i nostri rappresentanti a livelli più alti, perché siamo tutti rappresentanti di istituzioni, quindi la prima cosa che ho fatto, ho sentito i nostri rappresentanti in regione cosa avevano intenzione di fare su questo tema. E anche in regione si stava muovendo una serie, tutti i gruppi stavano lavorando proprio per degli ordini del giorno simili. E quello che intendeva proporre e mettere in evidenza questo ordine del giorno è che a causa di una regola presente nel regolamento, nel testo integrato per la qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, che vorrei precisare scade quest'anno, quindi era un regolamento che durava 3 anni. È stata introdotta la modalità, cioè la densità demografica di un comune, quindi i comuni sotto i 5.000 abitanti per avere diritto a un indennizzo dovevano avere 16 ore di distacco, quelli dai 5.000 ai 50.000 abitanti 12 ore di distacco e quelli sopra i 50.000 abitanti bastavano solamente 8 ore. Questo per la bassa tensione, la media tensione vedeva abbassare queste soglie, quindi dimezzarle. Ci tengo a precisare dell'authority perché a differenza dell'ordine del giorno della scorsa volta, qua parliamo di un'authority e quindi di una discendenza di una governativa e quindi un'authority che decide, stabilisce un regolamento e quindi decide quando sono di servizi di causa di forza maggiore. Quindi, visto che subito tutti gli operatori avevano detto che avrebbero rimborsato, in realtà il regolamento poi li ha smentiti in parte perché hanno dovuto rispettare i regolamenti contenuti nel regolamento che scade quest'anno. Quindi all'interno del regolamento è definito e viene deciso in posto quali sono i disservizi causati da forza maggiore. Quindi c'è un authority che decide. E quello che è stato poi approvato a Guiglia, quindi respinto, approvato a Zocca e quindi poi invece respinto a Guiglia, che mi piacerebbe che qua fosse invece votato all'unanimità, se è possibile, poi ovviamente ognuno ha le sue posizioni, è quello di porre in evidenza il fatto che il regolamento è.
pone una discriminazione a livello demografico del nostro territorio. I nostri comuni non sono trattati tutti alla i nostri cittadini non vengono trattati tutti alla nella medesima modalità. E proprio perché, come diceva Zanaroli, noi dobbiamo intervenire sui nostri rappresentanti, è proprio questo il momento, perché questo periodo di regolamentazione scadrà quest'anno ed è il momento questo di fare pressioni a tutti i livelli in modo che magari questa parte del regolamento venga eliminata. Quindi se si definiscono le 8 ore, a partire dalle 8 ore, indipendentemente dalla densità abitativa del comune, si ha il rimborso, oppure si introduca la nozione di anche unioni di comuni, e quindi in questo caso l'unione di Terre di Castelli come ente sarebbe stato rimborsato, i suoi cittadini rimborsati. Ci teneva a precisare proprio la differenza tra quello che riguarda un authority e quello che riguarda un regolamento quadro, che invece era quello contenuto nell'ordine del giorno di Zanaroli dell'altra volta. In più, e quello che era stato detto anche dal nostro capogruppo, è che non si riusciva a capire chi dovesse decidere poi nello scorso ordine del giorno quali erano, chi decideva se quello era un evento di causa di forza maggiore. Ad esempio, per il servizio idrico, cioè la siccità è da imputare al gestore? Questa è una domanda che mi faccio. La siccità o il vento sono da imputare al gestore del servizio idrico? Cioè, se c'è siccità deve pagare il gestore del servizio idrico? Quello che volevo dire era questo. Spero in ogni caso che la maggioranza dei consiglieri voti a favore di questo emendamento, di questo ordine del giorno. Prego, Tedeschi. Ha fatto bene Lagazzi a ricordare quello della volta scorsa, perché effettivamente faccio fatica a distinguerli. Cioè, mi sembra che abbiano delle cose in comune. Cioè, l'ordine del giorno della volta scorsa diceva di prevedere la possibilità di, non andava a discriminare quali sarebbero state le cause, perché evidentemente quelli sono aspetti tecnici che andavano eventualmente presi in considerazione poi da un'autorità o comunque da qualcun altro. Quella era una cosa di principio. Per che motivo non prevedere in un contratto quello che in un contratto elettrico c'era già? Allora, onestamente, se devo dire se sono d'accordo o contrario, sto aspettando come si svolge la cosa, perché ci sono delle ragioni tecniche che fanno pensare che sia più giusto arrivare prima a dare un indennizzo a una città piuttosto che a una piccola località dispersa, per motivi tecnici. Una città ha sicuramente nella sua infrastruttura delle condizioni tali per cui sia più probabile riuscire a ripristinarle in tempi molto più brevi, per cui avrà la doppia, cioè, bene o male, stiamo parlando di cose che sono equivalenti a un centro di elaborazione dati, che non ha mai un'unica alimentazione ma sempre due gabine che alimentano. Fare queste, che ci sia un'infrastruttura di questo tipo in una località piccola e dispersa è molto poco probabile. Normalmente c'è un'unica tirata. Questa unica tirata, se viene giù per la neve, è abbastanza improbabile che si riesca a ripristinarla con tutta la buona volontà in tempi molto brevi. Al contrario, dovrebbero venire giù tutte le tirate di una città per lasciare a piedi la città. Avrebbero più facilità di rimettere insieme. Per cui non è una legge scritta coi piedi, cioè c'è una sua logica. Poi possiamo dire che ci siano delle discriminazioni fra i cittadini, ce ne sono tante altre di peggio, per esempio chi prende dell'indennità di mandato dopo 5 anni e io andrò in pensione a 45 anni di attività. Per cui ce ne sono tante altre di differenze fra i cittadini sulle quali mi piacerebbe puntare molto il dito. Questa qui secondo me qualcosa di tecnico ce l'ha, però probabilmente voterò a favore, perché sono d'accordo che comunque un regolamento ci debba essere e debba essere il più possibile uguale per tutti i cittadini allo stesso modo. Onestamente non vedo differenza fra quella dell'altra volta a cui avete votato contro e questa, onestamente. Zanaroli. Inizio con una polemica, così spiego a Villa che cos'è una polemica. Questa è una polemica, adesso la faccio.
Ma l'Unione ha queste competenze? Perché l'ultima volta, tutte le volte che faccio delle mozioni, mi viene sempre chiesto se l'Unione ha queste competenze. Ma io mi ricordo che tu avevi detto che firmavi solo documenti dove l'Unione aveva competenze, e qua non lo è. Questa è una polemica. Poi per il mio intervento invece userò il virgolettato del mio sindaco Fabio Franceschini della seduta del 28/4/2015 riguardo alla mozione Ater Sirera, cambiando l'ente gestore, che in questo caso non era, ma è Enel. Fin dai tempi di Hammurabi esisteva il concetto di causa fortuita e forza maggiore ed evento accidentale. Quindi, questa puntuale istanza che arriva in coda agli eventi del 5 e del 6 febbraio scorso, e cioè dei danni generati dalla nevicata, hanno un po' il sapore della, come posso dire, della presa di posizione e della punitività nei confronti dell'ente gestore, e cioè di Enel. Non è che io qua voglia o debba difendere Enel a tutti i costi, però noto che i disagi che abbiamo avuto, per esempio, sul territorio di Castelvetro sono una serie quasi infinita di cause che generano un evento, che generano a loro volta un altro evento, e così sino ad arrivare al danno fondamentale per noi di sospensione dell'energia elettrica. E cioè, è arrivata la neve. La neve era particolarmente pesante. La neve ha troncato e rotto alberi che erano in prossimità della linea, che nessuno si è preoccupato di potare, garantendo così un corridoio di sicurezza previsto dalla legge per le linee di media e alta tensione. Questi cavi di media ed alta tensione alimentavano le cabine di trasformazione di media e di bassa, che a loro volta alimentavano le case dei cittadini. Conseguentemente è venuta meno la fornitura di energia elettrica in quelli di Castelvetro. Cioè, un evento causale così lungo, così protratto, che è strano, che a quanto affermato dal sindaco di Castelvetro, poi votato tutti i consiglieri del PD dell'Unione, non giustifica una sanzione o un impegno dell'Unione in questo senso. In questa mozione, secondo la logica che ci ha insegnato la lista del PD dell'Unione, si vede il protrarsi di una battaglia abbastanza personale dei consiglieri Lagazzi e Villa nei confronti del puzzolentissimo ente gestore Enel, e quindi la richiesta è da vedersi strumentale e punitiva. Concludo dicendo che se è vero che il PD è dotato di un'etica, dove per etica è il comportamento, costume, consuetudine, un'etica che fa la differenza, come scrivete e riportate sui cartelli delle varie feste dell'unità di paese, mi aspetto che i consiglieri del PD che la scorsa seduta hanno votato contro un'analoga mozione riguardante il servizio idrico e quindi era, votino di conseguenza bocciando la mozione da loro stesso proposta. In caso contrario, il gruppo consigliare del PD dell'Unione dimostrerà solo di non avere un'etica che fa la differenza di trattare ERA, fornitore di servizio idrico, in modo diverso da Enel, fornitore di servizi elettrici. Io che rappresento il Movimento 5 Stelle, che ha incentrato sull'etica la propria politica e filosofia, avendo proposto una mozione uguale sul servizio idrico, voterò a favore. Votare in modo differente sarebbe per me non etico e coerente con i miei principi morali. Sta a voi ora dimostrare i vostri principi morali, dimostrare in questo consiglio la vostra etica e l'eticità del Partito Democratico che rappresentate. Grazie. Franceschini. È il miglior intervento che abbia sentito del consigliere Gianaroli. Davvero, sei stato favoloso, mi hai replicato benissimo. Lì è però che siamo di fronte a due cose diverse tra loro. Da un lato abbiamo un evento che, come hai detto giustamente tu, è un evento causale complesso, e quindi ci veniva chiesto di intervenire e di chiedere che fosse sanzionato l'ente erogatore in quel caso, perché parlavamo non di energia elettrica, parlavamo della fornitura dell'acqua. In quel caso l'energia elettrica serviva per pompare l'acqua da Cadisola verso Castelvetro, e quindi chiedevate di introdurre o di far sì che venisse introdotta una sanzione di questo tipo. Nel caso di Erno invece prendiamo atto di una situazione già esistente e di una stravagante, tutto sommato, differenza tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ecco il motivo per il quale si può ritenere che l'ordine del giorno, la mozione presentata dal consigliere Lagazzi, sia assolutamente da sottoscrivere.
facciamo un giro di interventi. Ci sono altri interventi? Minozzi. Anch'io faccio fatica a capire il perché era stata bocciata quell'altra, la mozione di Gennaroli riferita all'acqua. Perché? Perché sì, io voterò a favore, perché i cittadini sono tutti uguali, indipendentemente che abitano a New York, a Milano, non andiamo troppo in là, a Vignola o a Guiglia. Per me sono tutti uguali e tutti hanno gli stessi diritti. Ecco perché il mio voto. Però onestamente, qua dovete scusarmi, ma ho fatto veramente fatica la volta scorsa a capire la bocciatura dell'altro ordine del giorno. Grazie. Altri interventi? Villa. Sì, capisco. Innanzitutto mi unisco al sindaco Franceschini, è vero, l'intervento del consigliere Gennaroli è stato 10 e lode. Proprio sono sicuro che quando nei momenti tristi di noia mi riascolterò la registrazione per strappare.